Allora ci siamo, stiamo per iniziare. Come sempre Roma risponde. Siamo, siamo alla terza chiusura che abbiamo fatto in questa settimana. Milano il primo giugno, il 3 abbiamo fatto Bari e oggi Roma c'è un grande entusiasmo, lo si sta sentendo, una grande campagna elettorale. C'è il vento che ispira, che ispira per la Lega, che ispira oggettivamente per il cambiamento di questa Europa. E quindi oggi grazie perché siete qui, siete in tanti, siete come sempre calorosi e come sempre a disposizione del vento del cambiamento. E quindi Roma sarà l'artefice di questo cambiamento europeo. Ne sono straconvinto e insieme tutti quanti lo andremo a fare sabato e domenica 9. Sì, per la prima volta si vota sabato 8 e domenica 9. Dobbiamo cambiare e far capire questa notizia a tutti quanti perché sabato si vota. Ma io oggi il ringraziamento lo voglio fare ai candidati che voglio citare uno per uno in questa fase, insomma perché li ringrazio perché nel centro stanno dando grande battaglia, grande visibilità, grande voglia di rinnovamento. E quindi parto dalla Matilde Tasselli, un imprenditore già candidato al Parlamento con, con l'UDC. Una grandissima persona, attenta agli animali, una bravissima donna toscana che sta dando tanta battaglia per trovare soluzioni obiettive per l'Europa. Poi passo a un altro imprenditore, a Stacconi, il quale sta facendo anche lui una campagna di identità, di valore, anche lui un grande imprenditore umbro. Grazie per il grande lavoro che stai facendo. Ah, un'amica, perdonatemi perché è del mio territorio, si è messa in gioco, lo sta facendo con un'anima davvero speciale. La scuola è il suo mondo, all'onorevole Giovanna Miele, alla consigliera regionale delle Marche, Anna Menghi, anche lei sul sociale, sempre impegnata a favore dei grandi disabili, grazie Anna, a Francesca Dionisi di Vieti, che sta facendo una campagna elettorale davvero bellissima, identitaria per quella città, per, quel, per, quel, per quella provincia, grazie, grazie Francesca, al nostro capogruppo regione, Laura Cartaginese, che lei sta mettendo l'anima e cuore anche nella campagna elettorale di, di, di cambiamento che dovrà avvenire a Tivoli. Grazie Laura. A un altro amico imprenditore di fondi, un grande imprenditore che sta dando l'anima, un consigliere comunale ma che ci ha messo subito la faccia e vuole andare in Europa, Franco Cardinale. Un altro grande amico, uno che ha Roma nel petto, nel cuore, il nostro grande Davide Bordoni. Un altro grande amico della Lega che ha tanta voglia di cambiare, Super Mario Abruzzese, per non dire Super Mario Bros. Ciao Mario. E poi una donna fantastica, già senatrice, oggi sempre impegnata sul mondo della scuola. A Valeria Alessandrini, un abbraccio Valeria. Al presidente della Commissione Agricoltura, Mirko Carloni, grande Mirko. A un'altra deputata parlamentare scente, Anna, Anna Cinzia Bonfrisco, sempre impegnata nella lotta europea per i nostri cambiamenti e sempre impegnata su quello che è il diritto degli animali. A Claudio Borghi, il nostro grande senatore. Grande Claudio, a un'altra deputata scente che ha sempre fatto di tutto per cambiare questa Europa, una delle più laboriose, a Susanna Ceccardi! E poi e poi dietro la collina il nostro generale che è arrivato Roberto Vannacci. Devo dirvi che stiamo preparando questa campagna elettorale, l'abbiamo preparata con grande voglia di cambiamento e c'è stato sempre di più un avvicinamento da parte di tanti soggetti della società civile, ma soprattutto anche delle associazioni e soprattutto anche di altri partiti che hanno voluto con noi costruire questo cambiamento. E allora, nel ringraziare sicuramente Matteo Salvini per questa grande veduta di intercettare tutti questi mondi, io partirei subito con la volontà di presentare chi con noi ha costruito dei patti federativi che sono al di là di un mero speech elettorale, ma bensì di una voglia di costruire il cambiamento e di portare il centrodestra finalmente in Europa, ciò che non è mai venuto e questo lo fa la Lega di Matteo Salvini con tanti patti federativi costruiti e quindi chiedo oggettivamente che venga qui sul palco insieme a noi a spiegarci la volontà di con la costruzione di questo patto federativo Roberto Sorcinelli, rappresentante del Partito Liberale, buonasera a tutti, grazie, grazie Claudio, grazie a Matteo Salvini. Per avere voluto il Partito Liberale su questo meraviglioso palco. Oggi siamo qui per dare il sostegno, un sostegno convinto alla Lega per le elezioni europee e a tutti i candidati della Lega. Il nostro è un sostegno convinto e ragionato, perché è basato sui programmi. È basato su un'attenta osservazione di tutto quello che i parlamentari europei della Lega hanno fatto sino a oggi. I liberali sono europeisti convinti. Il ministro liberale Gaetano Martino è stato tra i padri fondatori dell'Unione Europea, è stato tra i protagonisti della firma del Trattato di Roma. Abbiamo sognato e realizzato un'Europa che per decenni ci ha assicurato la pace, ci ha liberato dei monopoli e ci ha garantito una prosperità economica. Ma il sogno dei padri fondatori era quello di avere una comunità di stati, di popoli diversi, ma uniti nella loro diversità. Questo sogno però... Negli ultimi anni, forse negli ultimi decenni addirittura, si è trasformato in un incubo. Oggi abbiamo un mostro social burocratico in Europa che ci vuole imporre nei minimi dettagli come dobbiamo vivere, come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo mangiare, che auto dobbiamo comprare, come dobbiamo pensare. Ci vogliono obbligare a spendere una fortuna, un patrimonio per ristrutturare le nostre case, per renderle conformi a degli standard climatici che non ci appartengono, che appartengono forse a paesi come la Svezia e la Norvegia, ma non all'Italia. Perché, guardate, l'ambientalismo è il nuovo mantra del comunismo. Oggi i comunisti sono diventati ecocomunisti. Ci siamo addormentati nel sogno di questa Unione Europea e ci siamo svegliati in un incubo di un'Unione Sovietica Europea. E siamo arrivati al punto che non possiamo più pensare liberamente, non possiamo più neanche esprimerci liberamente, perché il pensiero unico ci impone che non possiamo parlare addirittura neanche di pace. I liberali non ci stanno, non possono stare in questa situazione. I liberali veri del Partito Liberale Italiano non possono accettare di svendere la propria libertà in nome dell'ennesima follia imposta dai burocrati di Bruxelles. In un mondo che va al contrario, i liberali veri vogliono andare controvento. E allora noi vogliamo un'Europa, ma non vogliamo questa Europa. Vogliamo un'Europa di popoli liberi, un'Europa in cui la diversità, le identità nazionali sono rispettate e valorizzate. Noi vogliamo essere europei senza smettere di essere italiani. Per questo alleuropee tutti i liberali, il Partito Liberale Italiano voterà per la Lega. Grazie, viva la libertà. Grazie Roberto, grazie per il tuo sostegno. Ma adesso, come dicevo poco fa, abbiamo costruito questa campagna elettorale, questa volontà insomma, di cambiamento di questa Europa con tanti amici. E devo dirvi che un amico particolare, specialmente per me, lo è Lorenzo Cesa, il quale ha costruito questo grande patto federativo perché sarà uno dei grandi ponti per cambiare questa Europa. Grazie Lorenzo. Grazie Claudio. Grazie soprattutto a Matteo per l'invito e un saluto davvero affettuoso a ognuna di voi, a ognuno di voi, a tutti gli amici della Lega e permettetemi anche di ringraziare, vedo qui un gruppo di amici dell'UDC che non sono solo qui, non solo quelli presenti ma quelli che sono in giro in Italia a sostegno delle liste della Lega. Grazie Matteo di cuore anche perché sono qua, no no, ma sono veramente ti ringrazio perché ha avuto la grande sensibilità di, da, di ridare la possibilità all'Udc di assistere all'interno del Parlamento, quindi sensibilità politica e amicizia nei confronti miei e dell'Udc, per cui il nostro impegno sarà ancora più forte in questi ultimi due giorni per far vincere la Lega nel nostro paese, rafforzare la Lega a livello europeo e riportare l'Italia forte in Europa, perché. Ho trovato oggi venendo qui, no, proprio mentre uscivo, un vecchio manifesto della democrazia cristiana, io sono orgogliosamente amoristiano, lo sapete, no? Quindi che dice guarda l'Italia al centro dell'Europa. Ecco, io penso che dobbiamo ora in questi giorni parlare anche di Europa, perché abbiamo avuto una campagna elettorale all'insegna di, di attacchi, di slogan, di, di, di distorsione di quello che doveva essere una campagna elettorale sull'Europa. Eh, attacchi sulla riforma della giustizia, attacchi sulla riforma della salute, attacchi sul, sul lavoro che tu stai facendo, straordinario lavoro, sull'ammodernamento del nostro Paese, opere pubbliche, il ponte di Messina e tante altre cose. E non si è parlato. Attacchi al Presidente della Repubblica, che io voglio ringraziare invece perché è il garante della nostra Costituzione, ma voglio dirti anche una cosa. Se non ci fosse stato Matteo Salvini, forse... Il Presidente della Repubblica sarebbe stato un'altra persona, quindi tutti gli attacchi che ti hanno riservato in maniera strumentale, le opposizioni del nostro Paese, sono indecenti, vergognosi, lo voglio dire davvero e grazie Matteo. Parliamoci chiaramente, dico due parole sull'Europa, essendo Stato parlamentare euro europeo. L'Europa dei padri fondatori a cui ero fortemente legato non si è realizzata. Quindi se vogliamo veramente dare un contributo perché l'Europa abbia senso... Bisogna che i paesi tornino ad essere protagonisti e che l'Italia, come dici tu nel tuo slogan, diventi più forte in Europa per rafforzare l'Europa. E' questo è quello che dobbiamo fare perché dobbiamo veramente fare in modo di contare di più nel nostro, nella, nella nostra Europa. Leggevo oggi, venendo sempre, una frase detta da un, eh, eh, da un vecchio eh, soldato che ha combattuto... Che dall'Inghilterra veniva per liberare l'Europa in Normandia oggi, che dice: La guerra è orrenda, speriamo di non, che non torni mai più. Questo vecchio. Ecco, noi, per far questo, dobbiamo veramente allora darci una mano reciproca, costruire un'Europa che abbia senso, un'Europa veramente basata sulla forza dei paesi che devono tornare ad essere protagonisti dell'Europa e, e, e farlo davvero con, con la forza. Allora, per far questo però bisogna fare una cosa. Io, il mio auspicio è che la Lega abbia un grande successo nel nostro Paese, che il centrodestra abbia un grande successo nel nostro Paese, che in Europa nasca un governo di centrodestra vero. Perché chi ha vissuto come Mere Europa sa che è una cozzaglia di sigle che poi non portano da nessuna parte. Occorre coerenza e la speranza è che nasca un centrodestra, così come lo abbiamo nel nostro paese, che possa davvero dare una svolta all'Europa e possa far cambiare vento all'Europa. E questo è il motivo per cui io sono qui insieme a tanti amici dell'UDC a sostenere le liste della Lega. Quindi forza Matteo, forza Lega e speriamo veramente di costruire un percorso comune anche nelle aule parlamentari. Grazie e buon lavoro a tutti davvero. Grazie Lorenzo, il nostro slogan più Italia, meno Europa significa incidere sulle decisioni economiche che ogni giorno ricadono su di noi. E quindi oggi per me è un onore dare la parola a un grande capogruppo, a una grande persona della Lega che sta facendo una campagna elettorale impeccabile in quel che è la regione Piemonte dove va il nostro grande augurio di grande vittoria, di un grande risultato per la Lega, a Riccardo Molinari. Buonasera a tutti, ciao Roma. Siamo al rush finale di questa campagna elettorale quindi è finito questo comizio il compito che abbiamo tutti quanti noi, prima di tutto come militanti, come sostenitori della Lega, sarà quello di impegnare le ultime ore da adesso fino a domenica sera alle 23 per convincere quante più persone possibili ad andare a votare e a votare la Lega. Anche perché l'affluenza probabilmente sarà bassa e quindi ogni voto può fare la differenza. E dobbiamo essere impegnati nello spiegare ai nostri amici, ai nostri concittadini, che il voto per la Lega non è un voto contro qualcuno. Non è un voto contro l'Europa, non è un voto di antagonismo. Il voto per la Lega è un voto in difesa del nostro Paese, in difesa dei lavoratori italiani, in difesa dei diritti sociali di questo Paese, in difesa della democrazia e della libertà. Perché vedete, oggi la costruzione europea è diventata un qualcosa che ha rinnegato i principi sulla base del quale deve fondarsi. Gli esempi che si possono fare sono tanti, pensiamo ad esempio alla deriva ambientalista green fanatica che in realtà nel nome di un principio più che rispettabile, più che condivisibile, tutelare l'ambiente per migliorare la qualità dell'aria, la qualità della vita di tutti, in realtà porta avanti e impone agli Stati delle politiche che altro non fanno che danneggiare il nostro Paese, danneggiare l'industria del nostro Paese. Alcuni esempi, se non fosse stato per il ministro Salvini e per il governo a settembre di quest'anno, in buona parte del paese non si sarebbe più potuto girare con l'Euro 5, perché in Europa c'è chi pensa che la qualità dell'aria in pianura padana debba essere uguale a quella delle piane polacche, dimenticandosi ad esempio che noi abbiamo le Alpi, che noi abbiamo l'Appennino, che abbiamo una circolazione dell'aria diversa. Oppure pensiamo alla scelta di imporre dal 2035 l'utilizzo dell'auto elettrica, Vedete, questa è la cosa più divertente di tutte, perché questa Europa è davvero simpatica, l'Europa è quella che nel nome del libero mercato ci dice che dobbiamo sottostare alla libertà di circolazione dei capitali, delle imprese, dei lavoratori e quindi ad esempio quando una multinazionale in Italia chiude licenziando gli operai, L'unica cosa che può fare il governo è mettere mano al portafoglio e pagare della grande cassa integrazione, perché nel numero del libero commercio, della libera circolazione non si può impedire a un'azienda di cambiare la sede e si deve accettare se magari si sposta in qualche altro paese europeo dove le tasse sono molto più basse o in qualche altro paese del mondo dove il costo del lavoro è più basso. E questo viene fatto nel numero del libero mercato. Bene. Qualcuno mi deve spiegare allora perché nonostante il mercato tutto voglia fuorché l'auto elettrica perché la gente tutti quei soldi per comprare l'auto elettrica non ce l'ha, invece l'Europa impone che dal 2035 non si possano più produrre auto tradizionali in Italia comportando che perderemo 75.000 posti di lavoro perché falliranno tutte le aziende della componentistica e tutte le aziende del know-how italiano sui motori tradizionali. Allora, il libero mercato quando vale? Vale solo quando c'è da metterla in quel posto ai lavoratori? Evidentemente sì. E allo stesso tempo quando c'è da distruggere una filiera industriale vale un principio diverso. Vale un dirigismo di stampo sovietico che vuole imporci una transizione industriale che il mercato non chiede e soprattutto una transizione industriale che andrà ad aiutare un paese concorrente come la Cina dove non sono garantiti i diritti sociali come in Italia dove non sono garantiti i diritti sindacali e dove soprattutto si inquina molto più che nel resto del mondo. E quindi nel nome dell'ambiente l'Europa di oggi aiuta il paese che inquina più del mondo andando a rovinare un'economia come quella italiana che sul riciclo e sull'ambiente già produce nel modo più sostenibile di tutti. Allora vedete che votare la Lega non è un voto contro, è un voto in difesa della nostra gente, della nostra terra, della nostra industria, della nostra economia e soprattutto il voto della Lega... È un voto che ci darà più forza anche per le battaglie che dobbiamo fare a livello nazionale. Guardate, vi do una notizia. Avete visto che la settimana scorsa il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto cosiddetto Salva Casa, che sbloccherà il mercato immobiliare e toglierà un grande grattacapo a migliaia di cittadini italiani che non erano più in pieno possesso della sua casa. E anche qua vedete la differenza tra noi e l'Europa. L'Europa vuole la direttiva delle case green, per cui significa che ciascuno di noi o ciascun proprietario di casa Deve trovare 60, 70, 80 mila euro per mettere a posto la casa nella classe energetica superiore, mentre invece noi come Lega cerchiamo di permettere a tutti di poterci mettere mano alla casa, poterla vendere, poterla fare torno al reddito. Ma oltre a questo voglio ricordare che la settimana prossima arriverà in dirittura finale la votazione alla Camera della battaglia più importante della Lega in questa legislatura, che è la battaglia per l'autonomia differenziata. Io qua voglio davvero ringraziare Matteo Salvini e il Ministro Calderoli per il lavoro che hanno fatto in questi mesi. Perché vedete, l'autonomia differenziata non è come vuole dire qualcuno un provvedimento che spacca l'Italia, perché l'Italia è già spaccata oggi e l'autonomia non c'è. Quando io vedo migliaia di cittadini delle regioni del Mezzogiorno che per il diritto alla salute sono costretti a fare chilometri per venirsi a curare negli ospedali del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, di chi è la colpa? Dell'autonomia che non c'è? O forse è colpa di quei governatori che in modo sboccato vanno a fare le passerelle sotto Palazzo Chigi e i soldi che hanno usato negli anni li hanno usati per marchette elettorali invece che per dare ai cittadini delle loro regioni una sanità all'altezza di questo nome? Bene, il voto alla Lega... È un voto che serve a difendere il lavoro in Europa, a difendere la nostra economia e a darci più forza anche al governo nazionale per portare avanti quel programma con cui ci avete dato il mandato di rappresentarvi nel 2022. Buona campagna elettorale, viva la Lega! E grazie per il lavoro che farete nelle prossime ore. Grazie Riccardo, grazie dell'incitamento che ci ha dato oggi. Ma adesso la a un, ministro, a un ministro che la prima cosa che ha fatto è stato il rinnovo del contratto del settore della scuola. A un ministro che anche oggi ha firmato un decreto di più di 12.000 assunzioni. E io lo ringrazio per il grande lavoro che stai facendo. Giuseppe Valditara! Cari amici di Roma, cari amici del Lazio, cari italiani che ci state seguendo in streaming, vedete la Lega è fatti e non parole. E l'8 e il 9 di questo fine settimana, l'8 e il 9 di giugno, noi andremo a scegliere fra due posizioni valoriali, fra due posizioni politiche completamente opposte. Proverò a spiegare con degli esempi concreti. La Lega vuole valorizzare i talenti di ogni giovane perché crede che ogni giovane abbia dentro di sé dei talenti meravigliosi, abbia dei talenti che devono essere individuati e potenziati dalla nostra scuola, perché la Lega crede nel primato della persona. La Lega crede nella personalizzazione dell'insegnamento e quando io vado a dire queste cose in Europa trovo grande condivisione da parte di alcuni partner europei. Ma guarda caso quando c'è stato da firmare un documento per sottolineare la fondamentale importanza della personalizzazione e della formazione, la CGL si è rifiutata di firmarlo. Perché guarda caso... Il Partito Comunista quando si ebbe la Costituente fu molto restio ad approvare l'idea che al centro del nostro ordinamento ci debba essere la persona, perché loro erano ancora legati al fatto che lo Stato è al centro di tutto. E allora già questa è una prima scelta importante, scegliere fra la persona dello studente al centro, il rispetto verso ogni persona e dall'altra lo statalismo. Poi ancora, noi crediamo nel merito, ma crediamo in un merito che significa dare un'opportunità a chiunque. Il nostro merito significa che ogni studente possa dare il meglio di ciò che off può offrire, di ciò che ha dentro di sé, con l'impegno. Talenti e impegno perché dobbiamo riscoprire il valore dell'impegno e dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti. La prima cosa che abbiamo fatto dopo tre settimane di governo è stato dare il più importante aumento a 1.200.000 lavoratori della scuola quando quel contratto era bloccato da anni. Il governo di prima, il ministro. Piddino di prima non aveva avuto la capacità di chiudere quel contratto e nell'ultima legge di bilancio abbiamo trovato 3 miliardi di euro per dare un ulteriore aumento a 1.200.000 lavoratori della scuola. Gli insegnanti avranno circa 160 euro al mese di aumento di stipendio. E poi ridare l'autorevolezza ai docenti significa dare a loro la protezione dell'avvocatura dello Stato, dare a loro l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che prima non c'era. Significa anche dare a loro un welfare scolastico che la CGL ha definito una mancia. Ma io credo che favorire dei lavoratori con degli sconti sui treni sulle banche, sulle assicurazioni non sia una mancia. E poi i doveri e non solo diritti, perché la Lega crede fortemente nei valori e quindi crede che accanto ai diritti, la Schlein parla solo di diritti, noi diciamo che i diritti possono esistere soltanto se sono accompagnati dai doveri. E da qua allora il voto di condotta, perché il voto di condotta è fondamentale come anche cambiare le sospensioni e i lavori socialmente utili, perché un giovane deve imparare il senso della solidarietà. Siamo stanchi di leggere sui giornali di docenti aggrediti, di docenti presi a schiaffio, a pugni, anche da genitori e allora anche in questo caso chi aggredisce... Un docente, chi adulto aggredisce un docente dovrà pagare una multa da 500 a 10.000 euro, perché i docenti non si toccano, perché la scuola non si tocca. E poi ancora la responsabilità individuale. Chi rompe paga. Ho visto licei di Roma che sono stati devastati, 350.000 euro di danni solo in tre licei di Roma. E se non si affermi il principio che chi rompe paga, dobbiamo pagare noi cittadini. E poi ancora la cultura del lavoro che è centrale. E poi ancora l'agenda Lazio perché la dispersione scolastica... Non esiste purtroppo soltanto al sud, ma esiste anche al centro e anche al nord. E noi abbiamo lanciato Agenda Sud, abbiamo lanciato Agenda Centro e Agenda Nord per riunire l'Italia, il primo grande piano strategico per riunire l'Italia, dare dignità a tutti gli studenti italiani, indipendentemente da dove loro vivano. E poi ancora, tutti gli stranieri devono conoscere la lingua italiana, perché devono conoscere la cultura italiana. Perché devono conoscere la Costituzione italiana e anche qui la Lega ha proposto di potenziare l'insegnamento della lingua italiana e poi vogliamo essere realmente solidali, anche qua ci siamo scontrati con la CGL e con l'opposizione. Vogliamo dare dignità a tutti gli studenti, anche agli studenti con disabilità. Da qui abbiamo consentito alle famiglie di poter scegliere il docente precario di sostegno perché rimanga a fianco al proprio ragazzo, se ha ben fatto. E abbiamo stanziato proprio, ho firmato un decreto oggi per assumere altri 12.000 insegnanti di sostegno. Abbiamo preparato un programma per specializzare 85.000 insegnanti di sostegno e poi fondamentale il collegamento fra la scuola e impresa. Pensate che ci sono... Confindustria ha calcolato che entro il 2027 il 47% dei posti di lavoro non verrà coperto per mancanza di qualifica. Ecco perché la Lega ha voluto fortemente la riforma dell'istruzione tecnico-professionale per dare lavoro vero ai nostri giovani. E anche qua abbiamo scontato la contrarietà della CGL e dell'opposizione. E infine il ripristino del concetto di autorità. Perché in una democrazia, nella nostra Repubblica, non dobbiamo avere paura del concetto di autorità. Il contrario del concetto di autorità è l'anarchia, cioè il caos. E noi dobbiamo ripristinare la cultura della legge, delle regole, del rispetto verso le persone. E dobbiamo, infine, concludo, ridare valore e importanza alla nostra civiltà. Roma è stata capo mundi, da qui è partita la civiltà occidentale. I grandi valori di umanità, libertà, buona fede, sono nati qua. Dante non si tocca, il nostro passato non si tocca, la nostra cultura non si tocca. Dobbiamo riportarla al centro delle nostre scuole. Indietro non si torna, andiamo avanti. L'8 e il 9 giugno. Ricordiamoci queste differenze. Grazie Giuseppe per il lavoro che fai ogni giorno sempre in prima linea e ti è vero, hai raccontato solo alcune cose che tu hai fatto. Adesso voglio lanciarvi un video: un video di una persona che secondo me sarà, ci aiuterà a fare questo cambiamento. E adesso è qui con noi il generale Roberto Barnacci. Buonasera, buonasera Roma! Buonasera Roma! Roma città di gloria, di forza, di onore, di tradizioni, di cultura. Roma città eterna. E oggi, oggi però dobbiamo stare attenti perché questa Europa l'eternità ce la vuole portare via. Ce la vuole portare via perché grazie o a causa delle politiche degli ultimi vent'anni ci hanno consegnato un'Europa più povera. Nel 2008 è avvenuto il grande sorpasso. Le economie di Stati Uniti sono cresciute del 100% sino a oggi, le economie cinesi è, è cresciuta del 400% sino a oggi e l'economia europea, guarda caso, è cresciuta solo del 20%. Siamo stati superati da tutti e questo grazie a che cosa? A queste politiche economiche e falsamente ambientaliste che hanno delocalizzato le produzioni considerate inquinanti facendole produrre altrove, dove inquinano molto di più di noi, e poi facendoci ricomprare i prodotti al triplo del prezzo. Questa è stata la politica europea sino ad oggi a trazione socialdemocratica. Questo è quello che ci vogliono vendere. Ed è sicuramente un'Europa meno libera. Non siamo più liberi di parlare, non siamo più liberi di esprimere i nostri concetti, le nostre opinioni. Veniamo sospesi, allontanati, addirittura rischiamo i tribunali. E siamo meno liberi perché non abbiamo le nostre città sicure, non ne possiamo usufruire, non possiamo andare a spasso nelle nostre stazioni, nelle nostre vie, nelle nostre piazze. Abbiamo paura di essere aggrediti, di essere molestati, di essere derubati. E questa Europa non ci piace, non ci piace più. E oltre a questo è un'Europa più triste e molto più insicura. Ci hanno detto che saremo morti tutti che ci sarebbe stato l'armageddon totale a causa dei cambiamenti climatici. Oggi il cielo azzurro, grazie a Dio. Oggi il cielo azzurro, grazie a Dio. E quale sarebbe, quale sarebbe la soluzione per contrastare questi cambiamenti climatici secondo questa nostra grande Europa? Pagare, pagare, pagare. E dovrete pagare tutti quanti. Dovrete tirar fuori decine di migliaia di euro per cambiare le vostre macchine in macchine elettriche e dovrete tirar fuori altre decine di migliaia di euro per isolare le vostre case, per mettere le pompe di calore. Questa è la soluzione al cambiamento climatico. Pagare. Addirittura c'è chi vorrebbe un fondo di riparazione. E in che cosa si risolve questo fondo di riparazione? Pagare tasse, pagare, questo è quello che l'Europa intende fare per contrastare il cambiamento climatico. Ecco, questa Europa non ci piace, però oggi è un giorno particolare, è il 6 giugno, 80 anni fa, sulle coste della Normandia, sulle spiagge di Juno, Long, Sword, Gold e Omaka, sbarcavano dei giovani coraggiosi. Coraggiosi come voi. E questi giovani coraggiosi hanno cambiato l'Europa. Ecco, oggi e fra due giorni soprattutto, gli stessi giovani coraggiosi che vedo davanti a noi avranno l'opportunità di cambiarla di nuovo questa Europa. Questa Europa che non ci piace, questa Europa che non vogliamo. Perché l'Europa deve voler sviluppare la ricchezza tenendo conto delle peculiarità di ogni nazione che la compone. Non siamo tutti uguali. Chi è che dice che a me non piacciono le differenze? Io adoro le differenze. Sono il motore dell'universo. Sono il motore dell'universo. Non esistono differenze brutte o cattive e le dobbiamo riconoscere. Non date retta a chi vi dice che le discriminazioni nascono dal riconoscimento delle differenze. È una balla, le differenze sono la cosa più bella che c'è nella nostra vita e le dobbiamo rispettare, le dobbiamo promuovere, le dobbiamo esaltare. Noi siamo italiani e siamo diversi dai francesi, siamo diversi dai tedeschi, siamo diversi dai polacchi e non per questo siamo migliori o peggiori, ma siamo orgogliosamente italiani e tali vogliamo rimanere. E allora vogliamo un'Europa che ci rappresenti, un'Europa del suolo. Che parola brutta, il suolo. E invece quello che ci contraddistingue è il territorio. È la prima caratteristica identitaria di uno Stato. Senza territorio nessuno Stato esisterebbe. E guarda caso il territorio è ben delimitato da dei confini. Da dei confini che esistono, ci sono. E guarda caso i confini servono a dividere. Verissimo, dividono una patria. Da un'altra patria, servono a questo ed è per questo che devono essere difesi. Se noi non difendiamo i nostri confini, ci trasferiamo tutti in una popolazione di migranti, chi entra e chi esce. Questo è quello che vorrebbe la società massificatrice e globalista che ci vogliono proporre. E il suolo vuol dire anche queste nostre città, i paesi, i borghi, le case dove siamo cresciuti. Siamo tutti figli del nostro territorio. I latini lo chiamavano genius loci, la genialità del posto. Noi non saremmo quello che siamo se non prendessimo spunto dal territorio, dal suolo, dalle città, dalle case, dalle scuole dove siamo cresciuti. Lo rivendichiamo il nostro territorio e non vogliamo svenderlo a nessuno, né a questa Europa né alle multinazionali delle banche. A nessuno lo vogliamo svendere, il nostro territorio ci teniamo. E vogliamo anche un'Europa del sangue il sangue dei nostri padri, dei nostri nonni, perché se siamo quello che siamo è grazie a loro. E io esorto tutti, tutti quanti, so che qualcuno di voi lo ha già fatto, ma soprattutto per i giovani che vedo presenti in questa piazza, fatevi un giro a Redipuglia, fatevi un giro al Sacrario di Redipuglia, dove i centomila nonni che sono morti sul Carso gridano Presente, Presente. E oggi lo gridano sempre più forte per evitare di essere coperti dal chiacchiericcio di questa Europa che invece li vorrebbe cancellare. Questa è la realtà. E vogliamo un'Europa della famiglia. La famiglia, sì, quella composta da un padre e da una madre e da dei figli. E non vogliamo chiamarli genitore 1 e genitore 2, li vogliamo chiamare padre e madre e ne andiamo orgogliosi. Una famiglia che assolve a tre funzioni fondamentali, tre compiti. Il primo è la procreazione. Il secondo è l'educazione dei figli, che qualcuno vorrebbe delegare ai servizi per l'infanzia, perché dell'infanzia se ne devono occupare i servizi, secondo qualcuno, e non più i genitori. E poi una famiglia che è l'esempio di qualsiasi società, perché in qualsiasi società voi andiate c'è chi guida, che sono i genitori, gli adulti. E chi esegue? Che sono i figli. Trovatemi un'altra società dove non c'è chi guida e chi esegue. Non ne esistono in questo mondo. E se ci sono fa stati fatti dei tentativi per crearne sono tutti falliti, tutti quanti falliti. E vogliamo un'Europa delle tradizioni, soprattutto qua da Roma. Cosa sarebbero questa città senza le tradizioni che trasudano da queste sp splendide mura? Quello che facciamo? Come viviamo? Quelli che sono i nostri usi e i costumi e che non, non ci dobbiamo vergognare di adoperarli ogni giorno. Non abbiamo nulla di cui vergognarci. Vogliamo essere liberi di continuare a dire Buon Natale, Buona Pasqua. Vogliamo essere liberi di continuare a fare il presepe come lo facevano i nostri padri e come lo facevano i nostri nonni. E vogliamo anche un'Europa che si riappropri della sicurezza. Della sicurezza, di poter andare dove ci pare, di poter lasciare le porte aperte nelle nostre case, di smetterla di installare inferriate e portoni blindati e allarmi nelle nostre macchine e soprattutto di non avere più paura di difendersi per rispettare il diritto del ladro che mi entra in casa per svolgere le sue azioni criminali. Non la vogliamo un'Europa di questo tipo. E allora. Voi siete romani e i romani hanno sopravvissuto 3.000 anni a qualsiasi fatalità della vita, hanno sopravvissuto alle invasioni barbare, hanno sopravvissuto ai lanzicanecchi, hanno sopravvissuto ai francesi, agli spagnoli, a tutti quanti, anche i papi hanno sopravvissuto i romani. E so benissimo che non si tireranno indietro, perché a volte i romani... Lasciano perdere, scherzano, si fanno due risate, temporeggiano come quinto Fabio Massimo, ma al momento opportuno ci sono, ci sono sempre, non si tirano indietro, sono pronti a combattere. E adesso è tardi, ed è troppo tardi perché sia ancora tardi. Allora il prossimo 8 e 9 giugno il dado è tratto. Il dado è tratto, Alea Iakta Est. E il prossimo 8-9 giugno andate a votare, tutti quanti, tornate dal mare, tornate dalle vacanze, tornate da dove volete, ma andate a votare. Prendetevela quell'occasione. E visto che il dado è tratto, fate in modo di fare una bella decima. Sul simbolo della Lega e di scrivere Vannacci e di scrivere gli altri candidati in base alle circoscrizioni dove vi presentate e tutti insieme trasformeremo il prossimo 8 e 9 giugno nel nostro Rubicone. Grazie Roberto, vi devo dire io, ma come tanti romani che fanno politica nella Lega lo fanno per un sogno, per un sogno di cambiamento e questo cambiamento lo si può fare soltanto grazie a un uomo che sta lavorando per noi. Lancio un video che ci farà sicuramente capire chi è questo uomo. nostra Europa perché è casa nostra e dovrà essere la casa dei nostri figli. Viva il lavoro, viva la famiglia, viva il buon senso e viva la libertà. Grazie, qua abbiamo il capitano e il generale, ma voi siete la fanteria, grazie ragazzi perché senza il popolo i capitani e i generali non vanno molto lontano. Quindi io vi dico grazie perché in un giovedì pomeriggio a Roma vedere così tanta gente mi riempie il cuore e mi dice che sabato e domenica la grande e bella sorpresa di queste elezioni europee sarà la nostra Lega. Con tanti saluti a gufi e menagrami. È una prospettiva di cambiamento. Avete sentito chi ha parlato prima di me di scuola, di educazione, di valori, di rispetto. La comunità della Lega che cresce, che si ampia, che accoglie. Noi non saremo mai chiusi in noi stessi. E ringrazio due culture politiche italiane, storiche, orgogliose e straordinarie. Fate un applauso alla comunità del Partito Liberale e alla comunità degli amici dell'UDC perché condividiamo un'idea di Europa, di futuro, di famiglia, di orgoglio, di lavoro. Fondata sulla pace e sulla bellezza. Non la faccio lunga perché poi ho bisogno che voi stasera, domani, sabato e domenica siate portatori sani di voglia di cambiamento nei municipi di Roma, nelle piazze, nelle parrocchie, nelle scuole. Domani è l'ultimo giorno di scuola per tanti ragazzi. E per tante ragazze mi piace vedere nelle piazze di tutta Italia, oggi a Roma, come a Milano, come a Messina, tanti ragazzi e tante ragazze. Grazie, grazie perché siete la risposta a quelli che i giovani non hanno voglia di fare, di fare niente, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di studiare. E siete anche la risposta a quei fanatici pericolosi di certa pseudo sinistra che pensano che i giovani per valere e per godere debbano stroncarsi di droga. Mai nessuna droga sarà concessa e permessa con la Lega al governo. La droga è morte, la droga è la sconfitta. È meglio far l'amore che drogarsi, è assolutamente meglio amore non ha mai fatto a nessuno alcun tipo di male, la droga invece brucia l'anima e il cervello e chissà se venisse fatto il test antidroga all'ingresso del Parlamento se qualcuno ne uscirebbe... Vabbè. Andiamo avanti, io... Sento una buona aria, incontro nelle fabbriche, nelle piazze, ai mercati, tanti italiani che mi dicono in maniera molto corretta, molto onesta, molto schietta, come una signora stamattina abbiamo messo un tavolino in via del corso per dare via gli ultimi volantini, gli ultimi programmi, braccialetti, cappellini, è arrivata una signora e ha detto, Salvini, ti devo dire una cosa. Io non ho votato lega le ultime politiche, io non ho votato lega le ultime politiche perché non ho condiviso la vostra scelta di entrare al governo con Draghi, col PD, con i 5 Stelle, con Renzi, con Di Maio, con Toninelli, con Speranza. E noi e gli elettori quando ti danno un segnale non ti votano, hanno ragione. Io non sono come quei compagni. E quando perdono le elezioni è il popolo che non capisce quando il popolo vota ha ragione e bisogna capire quando vince quando perdi perché vince perché perdi noi abbiamo capito che il sacrificio di prendere l'Italia chiusa per covid per mano facendo un tratto di strada con Di Maio, Renzi e Toninelli non è stato capito ed è per questo che questa signora oggi mi ha detto come non ti ho votato due anni fa, io sabato sarò la prima al mio seggio al terzo municipio qua a Roma a votare Lega perché sull'Europa siete quelli che avete le idee più chiare di tutti. Noi vogliamo il centrodestra unito a Roma, in regione, al governo. Si mettano l'animo in pace Conte, Schlein e sottili analisti di giornali e telegiornali. Il governo in carica, il governo che si sono scelti gli italiani, va avanti fino al 2027, non un minuto di meno. Il governo di centrodestra va avanti per tutti e cinque gli anni. E anzi ci prenotiamo anche gli altri cinque anni. E io lo dico col massimo della simpatia per una persona per bene, perché penso che sia una persona per bene, onesta, corretta, che crede in quello che dice, che ci mette tutta la passione del mondo. Spero che l'amica Ellie Schlein rimanga a lungo segretaria del Partito Democratico, per il bene dell'Italia e del centrodestra. Non si può parlare di sondaggi perché è vietato, però vi posso dire, non perché abbiamo noi i soldi per farlo, perché ce li hanno altri, però sbirciando nelle redazioni di qualche giornale, qualche televisione, senza entrare nel merito, vi posso dire che in queste settimane, che in questi giorni, che in queste ore, grazie anche a voi, la Lega è il partito che sta crescendo più di tutti in Italia. E io vi dico grazie perché non avete mai mollato, anche nei momenti difficili. Tre riflessioni finali per un motivo per andare a votare sabato e domenica. Uno, la concretezza. La Lega è il partito della concretezza. Lasciamo agli altri le filosofie e le supercazzole. Più Italia e meno Europa, la traduco con la casa. La casa. Io vi lascio in ufficio ai vostri colleghi che magari pensano che votare o non votare sia la stessa cosa. Tutti hanno una casa. In Italia non i leghisti, destra, sinistra, ricchi, meno ricchi, simpatici, antipatici, laziali e romanisti. Stasera tutti. Tornano in quello che per gli italiani è il nido sacro che è la casa. Più Italia, meno Europa vuol dire che l'Europa, la casa degli italiani, la tassa con la direttiva Casa Green. Se non hai la casa abbastanza chicca, abbastanza tecnologica, abbastanza moderna, devi cambiare la caldaia, devi cambiare porte, finestre, infissi, cappotti. Spendi 50.000 euro perché a Bruxelles qualche genio ha deciso che voi dovete avere delle case più moderne, ma non penso che un operaio, che un precario, che un insegnante, un poliziotto abbiano 50.000 euro nel cassetto per fare quello che la burocrazia europea chiede. La Lega al governo ha fatto l'esatto contrario. Col salva casa noi restituiamo a milioni di italiani la proprietà di casa loro. Porte, finestre, verande, soppalchi, camere, camerette. Domani si va in municipio a Roma, si paga quello che si deve e si torna pienamente padroni del proprio appartamento. L'Europa tassa, la Lega libera e valorizza. Un altro tema, l'immigrazione. L'immigrazione e ancora l'immigrazione, io lo ribadisco, chi arriva da lontano e ce ne sono tanti di ragazzi, di lavoratori, di lavoratrici a Roma, a Milano e in tutta Italia, chi arriva da un paese lontano e porta in Italia la sua cultura, la sua religione, il suo orgoglio, la sua bandiera e porta qua voglia di lavorare, rispetto, ringraziamento, sorriso, pagando le tasse, mandando i figli a scuola, chi arriva da lontano e ha un colore della pelle diverso dal mio e crede in un Dio diverso dal mio, ma è una persona per bene in Italia, è il benvenuto, è un mio fratello, è una mia sorella. Quello che non possiamo più tollerare è lo spaccio a cielo aperto di clandestini che hanno rotto le palle e non hanno più diritto di stare nel nostro paese a campare alle spalle del prossimo, dei lavoratori, dei pensionati. E quindi Scegliere un generale per andare a difendere i confini e la sicurezza italiana in Europa è il regalo più grande che la Lega possa fare al popolo italiano. E quindi a voi la scelta, casa, lavoro, scuola, salute, sicurezza e poi chiudo con l'impegno più grande. Ed è un tema di cui... Si parla ancora troppo poco in televisione e sui giornali, come se fosse normale che nel 2024 ci fosse qualcuno che lavora per la guerra, che vuole la guerra, che parla di guerra, che ci invita a prepararci alla guerra. Caro Macron, se vuoi la guerra, mettiti l'elmetto Prendi la fionda e parti per la guerra ma non rompere le palle ai giovani italiani ed europei. Noi per i nostri figli vogliamo un futuro di pace, di convivenza, di Erasmus, di facoltà di medicina aperta senza i test d'ingresso, di libero accesso al sapere, di libero accesso alla cultura, alla musica, alla poesia, al teatro, al cinema, all'arte. E lo dico in una città straordinaria come Roma, e di questo parleremo dopo aver vinto le elezioni europee, l'arte, la musica, il cinema, il teatro, la poesia non sono esclusiva della sinistra e dei comunisti. Devono essere liberi, aperti, inclusivi. La gente che si premia a vicenda, la gente che si finanzia a vicenda, circoli chiusi elite del centro storico, noi apriremo anche le porte della cultura ai giovani che magari non hanno cognomi importanti ma hanno idee importanti. È importante aprire le porte delle facoltà universitarie, dei musei, dei teatri, però chiudo con il tema di cui parlavo prima e chi non vota sabato e domenica è complice chi non vota sabato e domenica, uomo avvisato, mezzo salvato, donna avvisata, mezza salvata, se no, discrimino, fluido avvisato, mezzo salvato, asterisco avvisato, mezzo salvato. Così spero di avere colto il plenum delle identità e degli spiriti, qua c'è gente che lo dice senza nasconderlo, non si esclude che dovremo mandare i nostri ragazzi a combattere e a morire in Ucraina, non si esclude che le armi che noi abbiamo mandato all'Ucraina per difendersi, noi fin dal primo minuto dell'aggressione ai danni del popolo ucraino abbiamo mandato aiuti umanitari, aiuti economici aiuti militari per difendere le case, le scuole, gli ospedali di un popolo agritto. Quante porte di famiglie romane, quante parrocchie romane hanno aperto le loro porte a donne, a mamme, a bimbi in fuga dall'Ucraina, dalle bombe e dai missili. L'Italia ha un cuore grande, però, però la scelta per la Lega sabato e domenica e lo dico a voi in tanti in questa piazza, lo dico alle redazioni che ci stanno seguendo, lo dico a chi ci sta seguendo in diretta radio o social da casa, la Lega, la scelta per la Lega, il voto per la Lega sabato e domenica ci dà un mandato chiaro, assoluto e inequivocabile. Mai nessun proiettile, mai nessuna arma, mai nessuna bomba o missile italiano dovrà essere usato per bombardare, attaccare e uccidere in territorio russo. Noi non siamo in guerra contro nessuno, noi non rimpiangiamo i morti della prima e della seconda guerra mondiale, noi onoriamo la memoria di quei caduti anche perché la comunità europea fu pensata da De Gasperi, dai nostri padri, dai nostri nonni, per garantire ai nostri figli pace, benessere, lavoro e libertà. Chi ritiene che i burocrati, i banchieri, i trafficoni e i trafficanti di Bruxelles stiano garantendo pace, benessere, lavoro e libertà, può continuare a votare a sinistra, la stessa sinistra che questa Europa la controlla e la dirige da 50 anni. Chi pensa che l'Europa sia qualcosa di più importante che non la tassa sulle caldaie, l'obbligo dell'auto elettrica cinese o il tappino delle bottigliette di plastica o l'invasione clandestina senza limiti, ha nella Lega la sua casa, la sua famiglia e la sua patria. Quindi io vi dico grazie per quello che avete fatto in giro in tutta Italia nelle scorse settimane. Rivedo come fosse ieri la piazza con migliaia di persone a Messina, a Milano, le piazze piene in Veneto, in Puglia. Rivedo i volti dei ragazzi di Calabria, di Piemonte in giro per Roma, per la Toscana, per l'Emilia, per l'Abruzzo, in Liguria ci sono stato e ci tornerò, spero, fiero di poter riabbracciare un galantuomo come Giovanni Toti, grande governatore della regione Liguria, che qualcuno ha pensato bene di arrestare a pochi giorni dal voto qualche giornale oggi era turbato dal fatto che io abbia scambiato qualche secondo di telefonata con colui che spero a novembre potrò andare a incontrare come Presidente degli Stati Uniti d'America. Spero che Donald Trump vinca le elezioni negli Stati Uniti d'America e che i repubblicani ci aiutino a portare un po' di ordine, un po' di pace perché guarda caso quando vincono i pacifici democratici negli Stati Uniti sono guerre, caos e disperazione. E quindi stiamo costruendo una grande alleanza della Lega in Italia, negli Stati Uniti, con Popoli Fratelli in Europa. Il mio grande abbraccio a colei che per la stragrande maggioranza della stampa di sinistra e della politica di sinistra è un avversario da sconfiggere, da infamare e da abbattere, ma sarà la trionfatrice delle elezioni domenica prossima. Evviva Marine Le Pen, viva Jordan Bardella, eviva l'alleanza col popolo francese che ci aiuterà a riportare un po' di buonsenso e un po' di pace nei palazzi che contano. Non siamo più soli e per la prima volta nella storia del Parlamento europeo, dopo 50 anni, per la prima volta il centrodestra unito può essere maggioranza a Bruxelles. Quindi chi non vota sabato e domenica si prende una grande responsabilità. Poi magari non vota e borbotta, non vota e si lamenta a ah, questa Europa. Questi mutui che aumentano, e purtroppo non dipende dal Parlamento europeo, però secondo me sarebbe giusto che i popoli europei avessero anche un controllo e un giudizio su un ente che non è autonomo e anarchico, la Banca Centrale Europea che ha scherzato con i risparmi, con lo stipendio, con i mutui e con la vita delle famiglie italiane, dovrà tornare a rispondere delle sue azioni nel bene o nel male ai popoli europei. La signora Lagarde non può essere libera di portare povertà e miseria in giro per l'Europa, quindi noi abbiamo il sogno di un'Europa che c'è, è più forte, è più sana, risponde ai suoi cittadini e soprattutto è un'Europa che crede nella pace. Chi sabato e domenica ritiene di non avere neanche tre minuti per andare a scegliere un partito, non dico neanche la Lega, dico un partito, una scelta. Io non sopporto nella vita, non solo in politica, nella vita, nello sport, nel, nell'essere nell quotidiano, io non sopporto i codardi, i vigliacchi, gli ignavi quelli che fuggono, quelli che scappano, anche dalla responsabilità di scegliere, e non so chi scegliere, sono tutti uguali, e allora non scelgo nessuno, e allora scappo coniglio, perché poi qualcuno decide al tuo posto. Io ho bisogno di italiane e di italiani liberi e coraggiosi, con orgoglio, con le idee chiare e senza paura, perché un grande italiano che ha combattuto la mafia... Il saluto della piazza a Matteo Renzi. No. Un grande italiano che ha combattuto la mafia non con i convegni, con le chiacchiere, ma lasciando la sua vita, diceva che chi ha paura... Muore tutti i giorni. Chi non ha paura muore una volta sola. Ecco, io penso che un popolo che ha una grande storia alle spalle e un grande futuro che lo aspetta non debba aver paura del cambiamento. Per la prima volta dopo 50 anni l'Europa può cambiare. Possiamo andare a governare questa Europa senza essere complici o alleati dei socialisti, della sinistra o di guerra fondai come Macron che si dovrebbero vergognare della loro voglia di guerra, dei loro stinti di guerra. Quindi io vi dico grazie, gli ultimi tre giorni sono quelli più importanti. Abbiamo seminato bene nelle scorse settimane, venerdì, sabato, e domenica, domani a scuola, in negozio, in fabbrica, sabato con gli amici al pallone, in campagna, domenica in parrocchia e ringrazio le tante donne e i tanti uomini di chiesa che riservatamente mi dicono Matteo vai avanti, Lega vai avanti perché l'Europa ha radici cristiane. L'Europa deve essere orgogliosa delle sue radici cristiane, non deve nasconderle, non deve cancellarle, non deve dimenticarle, il resto sono chiacchiere. E quindi venerdì, sabato e domenica e poi ci ritroviamo qua, a Roma e in tutta Italia, a festeggiare un'Europa nuova e finalmente liberata. Sabato 8 e domenica 9 giugno la festa di liberazione dei popoli europei. Andiamo a vincere, grazie Roma, grazie Lega, buona vita, buon volo.